Grazie. Abbastanza aspettato, cercare di fare delle domande. Allora, io sono stato chiamato a parlare delle cause di droga portate avanti dall'associazione Avvocatura di diritti. L'Avvocatura ha portato avanti diverse cause di droga in materia di diritti fondamentali e di riconoscimento effettivo dell'identità personale di ciascuno e ciascuna. Stefano Lutano, nel libro di scrive, citando Thomas Mann, profondissimo è diventato il pozzo dell'identità e su questo troppi giuristi evitano di sporgersi, ma ciò non avviene per una sorta di visione del lavoro intellettuale che in questa materia consegnerebbe maggiore competenza nelle mani di filosofi, psicoanalisti, sociologi e antropologi. Accade piuttosto per una riluttanza a sottoporre le proprie categorie e le proprie certezze a un confronto con altre discipline e al vaglio di una realtà talvolta così immobile da dare il capogiro. Ma in quel pozzo bisogna toccarsi, anche per evitare che il diritto non sia più in grado di contribuire a dare la giusta misura alla costruzione e alla rappresentazione dell'identità, all'essere e all'apparire. La persona, aggiunge, non può essere semplificata arbitrariamente, perché sia agevolmente collocata in categorie che corrispondono agli interessi di una molteplicità di soggetti esterni, giuristi compresi. Deve essere seguita nel suo itinerario multiforme, senza pretese autoritarie, ma costruendo pazientemente il contesto all'interno del quale i suoi diritti fondamentali possano ottenere non solo riconoscimento, ma attuazione. Ecco, l'esperimento paziente di Klaus Pilota è uno dei tasselli dell'avvocato per partecipare alla costruzione del contesto di cui parla il professor Lutano. Almeno tre sono stati gli elementi propulsori alla base dell'investimento dell'associazione in queste cause di droga. Innanzitutto la creazione stessa dell'associazione, avvenuta nel 2007, in un contesto nel quale vi era ancora un vuoto, un generale disinteresse da parte dei giuristi e in particolare degli avvocati, quando noi facciamo riferimento, nell'ambito dell'affermazione dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersex e dei loro diritti fondamentali. Secondo, l'aver costruito un team di avvocati che, non senza fatica, legata agli aspetti organizzativi per conciliare la propria attività professionale con questa attività che non è meno professionale ma che è stata svolta al 99% pro bono, avvocati dicevano che lavorano insieme per elaborare strategie giudiziarie, dirigere atti, attendere udienze e rapporti con i clienti. E terzo, è dare risposta costante ad una domanda di giustizia che non abbiamo creato, ma che emerge da parte di persone e coppie che fanno parte di una minoranza che nel nostro paese non hanno mai ricevuto attenzione verso le proprie vite e verso le richieste di uguaglianza che avanzavano. Oggi io sintetizzerò il percorso e gli esiti di quelle che sono, a mio avviso, le tre principali cause di droga e vicende giudiziarie portate avanti dall'Avvocatura di diritti LGBT. Le tratterò insieme per ragioni di tempo, ma anche perché riguardano questioni intrecciate nell'ambito del famiglia, nonostante siano fatti rappresentino questioni giuridicamente distinte e hanno a che fare con specie differenti. La prima in ordine di tempo è l'affermazione civile, un'iniziativa volta a ottenere le pubblicazioni matrimoniali provenienti dalla legislazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso in Italia. Affermazione civile è nata contestualmente all'associazione e una delle sue espressioni costitutive, nonostante l'idea fosse già nata nel dialogo tra il collega Francesco Pilota e il sottoscritto, due dei soci fondatori dell'associazione, 20 maggio 2008. Appena un mese dopo la costituzione dell'associazione, tenemmo offerta a Firenze un convegno dal titolo Riunioni tra persone dello stesso sesso, che è stato il primo convegno nazionale di avvocatura dei diritti LGBT accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Firenze. Fu un convegno molto partecipato, una conferenza che non ci aspettavamo, oltre 230 partecipanti, che ci costrinse anche a cambiare sede, ad andare in un teatro. Le relazioni del convegno, insieme ad altri contributi arrivati successivamente, sono poi confluite in un volume pubblicato da Editore Mimesis con lo stesso titolo del convegno, edito nella collana di studi sull'identità di genere e orientamento sessuale, curato sempre dal collega Pilota. Il convegno aveva una molteplicità di finalità. Innanzitutto voleva far conoscere la nostra associazione perché era appena nata, voleva raccogliere adesioni da parte di colleghi e di colleghi.
In secondo luogo voleva approfondire i temi, le questioni di diritto con riferimento alla possibilità di celebrare l'Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso. E infine serviva a far conoscere, diffondere il messaggio che stavamo cercando coppie che volevano procedere con la richiesta di pubblicazioni matrimoniali in caso di rifiuto presentare dei corsi di laurea. Il convegno di Firenze è un'occasione per conoscere avvocati, giuristi che poi sono diventati compagni di strada, di studio e di battaglie giudiziarie, come pure tante altre persone, tra cui alcuni militanti radicali che, entusiasti del nostro progetto, qualche mese dopo si costituirono in un'associazione e assunsero il compito di seguire tutti gli aspetti non giuridici dell'affermazione civile. Ci aiutarono anche a trovare le circa 25 coppie che hanno partecipato all'iniziativa. Nel 2010, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che è intervenuta nella nostra affermazione civile, ciascuno ha poi scelto di proseguire l'affermazione civile per il proprio conto. La seconda vicenda giudiziaria, invece, ha riguardato la richiesta di trascrizione in Italia dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. I procedimenti in materia di trascrizione hanno una storia completamente diversa. Se io per collega Francesco Pilotta già dal 2004-2005 avevamo affiancato un avvocato di Latina, il collega Mariani, che aveva introdotto un procedimento dinanzi al Tribunale di Latina relativo al matrimonio tra due uomini contratto in Olanda. Quando l'associazione è nata, questo procedimento era già andato in appello, c'era già stato il decreto di appello. Noi abbiamo portato avanti il procedimento in Cassazione nel 2012, lo abbiamo poi portato avanti alla Corte Europea dei diritti umani, dove è ancora più. Non pensavamo di introdurre altre cause relative alle trascrizioni, però nel 2014 c'è stata una sentenza del Tribunale di Grosseto che ha ordinato al sindaco di Grosseto di trascrivere il matrimonio contratto a New York da due uomini. A seguito di quella sentenza ci arrivarono numerosissime richieste da parte di coppie che chiedevano di poter trascrivere anche loro in Italia il matrimonio. Questo ci portò a valutare una diversa, una nuova strategia di intervento che è consentita nel mettere a disposizione dei sindaci di città piccole e grandi la nostra competenza professionale. E quando poi i loro sindaci che intendevano trascrivere hanno trascritto, quando poi le loro trascrizioni sono state cancellate dai prefetti a seguito di una circolare del Ministero dell'Interno, a quel punto abbiamo deciso di avviare nuove cause difendendo le coppie in cui i matrimoni erano stati trascritti per contrastare questa prassi delle cancellazioni prefettizie del tutto anomala. Alcuni dei procedimenti relativi alle trascrizioni sono ancora pendenti. La terza causa di nota della quale voglio parlare invece ha riguardato il tema del divorzio imposto nel caso di rettificazione dell'attribuzione di sesso di una persona sposata. Questo terzo procedimento ha sempre a che fare con il matrimonio, con il diritto familiare, però ha anche rappresentato l'impegno dell'associazione a favore dei diritti delle persone trans che ancora oggi in Italia sono molto discriminate e sono, diciamo, meno conosciute. C'è anche una quarta causa pilota alla quale accenderò soltanto, che fa sempre riferimento alle persone trans, che abbiamo portato avanti fino in Cassazione e è stata vittoriosa, è quella che è riuscita ad eliminare, a far eliminare una prassi interpretativa della legge 164 dell'82 in materia di rettificazione, in base alla quale si riteneva sussistere un obbligo di sottoporsi a un intervento chirurgico di rettificazione, di adeguamento dei caratteri sessuali primari prima di poter ottenere la rettificazione anagrafica. Per ciascuna delle cause pilota di cui parlo oggi abbiamo seguito l'iter giudiziario dal Tribunale d'Appello alla Corte di Cassazione.
Per tre volte siamo stati anche davanti alla Corte Costituzionale, sia con l'affermazione civile che con la questione del divorzio imposto. Nel caso delle trascrizioni in Italia dei matrimoni contratti all'estero, siamo ora davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani con due procedimenti, mentre non eravamo costituiti nell'altro procedimento deciso dalla CEDU nel luglio del 2015, il famoso caso Bogliato in Italia, che però prendeva l'avvio proprio da un caso che era arrivato in Corte Costituzionale, uno dei nostri casi relativi alle pubblicazioni matrimoniali. In quel caso non ci siamo costituiti perché ritenevamo rischioso farlo prima di aver esaurito i gradi di giudizio in Italia. Un collega che fino a quel momento faceva parte del nostro team l'ha pensato in maniera diversa e ha portato avanti il caso da solo davanti alla CEDU, così come poi hanno fatto anche i radicali di certi diritti con altri casi. Hanno avuto ragione. La sentenza del 2015 lo sta a dimostrare, è importante che non sempre ci si prende quando si ragiona di questioni procedurali. Tuttavia va sottolineato che la sentenza della CEDU è arrivata appena 4 mesi dopo la sentenza della Cassazione, la 2400 del 2015, che ha chiuso i gradi di giudizio in Italia rispetto all'affermazione civile, un caso che noi abbiamo patrocinato. Il breve lasso di tempo da febbraio a luglio 2015 non ci ha consentito di portare a Strasburgo anche il nostro caso. È ragionevole pensare tuttavia che la decisione sfavorevole della Cassazione da noi tenuto abbia accelerato e favorito la decisione della CEDU. Infatti non era scontato che andasse così, anche se siamo felici che sia andato così, essendo la sentenza della Corte Costituzionale, a seguito della quale sono stati presentati i ricorsi a Strasburgo, una sentenza non definitiva in senso stretto, in quanto recante una pronuncia processuale di inammissibilità e una nel merito di infondatezza, rispetto alle quali che non crea nessun vincolo per il legislatore neppure per i giudici. Ma da dove siamo partiti per sviluppare le nostre cause di lotta che ruotano intorno al diritto fondamentale al matrimonio e che cosa hanno prodotto? Ad ogni evidenza non vi è e non vi è nel nostro ordinamento alcuna disposizione di legge costituzionale che vieti il matrimonio tra persone dello stesso. Nel 2008 per mesi abbiamo discusso, ci siamo incontrati cercando di esaminare tutti gli aspetti di diritto e procedurali delle cause che dovevamo avviare sui dinieghi delle pubblicazioni matrimoniali. In ottobre 2008 svolgiamo anche un campo di studio riservato ai soci da 2 giorni in cui continuavamo questo approfondimento. Ciascuno dei dinieghi che avevamo ricevuto e gli altri che sono arrivati successivamente avevano le loro peculiarità, ma prevalevano i tratti comuni. Alcuni erano la fotocopia l'uno dell'altro, ma nessun rifiuto che noi chiedevamo di mettere per iscritto, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinamento dello Stato civile, nessun rifiuto conteneva, diciamo, motivazioni corpose, erano sempre scarpe. In un caso addirittura la motivazione era di una sola riga. Gli ufficiali di Stato civile scrivevano la tipologia di pubblicazione di matrimonio, evidentemente sottintendevano matrimonio tra persone dello stesso sesso, non è prevista dalle norme vigenti. Le motivazioni ricorrenti utilizzate dagli ufficiali di Stato civile erano sostanzialmente tre. La prima è che il codice civile usa espressamente i termini marito e moglie in diverse disposizioni, pur non contenendo un divieto espresso nei confronti del matrimonio tra persone dello stesso sesso. La seconda motivazione è che tale matrimonio sarebbe stato contrario all'ordine pubblico interno e citavano a supporto due circolari del Ministro dell'Interno, la 2 del 2002 e la 55 del 2007, che in realtà non erano attinenti al caso, in quanto facendo riferimento alla questione della trascrizione in Italia di matrimoni contratti all'estero facevano riferimento al diverso concetto di ordine pubblico internazionale e in ogni caso non sussisteva.
La terza motivazione, che in alcuni casi veniva utilizzata, è che nel nostro ordinamento il matrimonio si scioglieva a seguito della rettificazione di sesso da parte di uno dei coniugi, e quindi si utilizzava la motivazione la legge 164 dell'82 per confermare il divieto di nozze in Italia tra persone dello stesso sesso. Per quanto riguarda le trascrizioni dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, ho già detto che la maggior parte dei procedimenti hanno fatto seguito alle cancellazioni prefittizie, hanno riguardato la circolare Alfano del 2014. Tuttavia, nei casi in cui ci sono stati ancora dinieghi da parte del giudice di stato civile o quando con essi ci siamo confrontati, abbiamo preso atto che la maggior parte di essi ancora trascuravano la giurisprudenza intervenuta nel frattempo. In quel momento, 2014, la sentenza della Corte di Cassazione 4184, alla quale accenderò dopo, era già intervenuta da 2 anni, e gli ufficiali di stato civile non ne tenevano conto, si limitavano a ripetere formule vuote e superate, come dice il riferimento per esempio all'ordine pubblico. Ci siamo interrogati su perché questo accadesse, ci sono nate molte perplessità, e abbiamo capito solo successivamente attraverso ricerche che non sono molti in Italia gli ufficiali di stato civile di anagrafe che abbiano la laurea di giurisprudenza o una specifica formazione giuridica. In uno dei casi che ho seguito personalmente, la dirigente di un comune non piccolo, con laurea era grave, dirigente dello stato civile, in un tribunale mi chiedeva che senso avesse fare una causa dopo che il Ministero dell'Interno aveva emanato la circolare, posto che il tribunale non poteva fare altro che prenderne atto e non la poteva annullare. La limitata formazione giuridica di molti funzionari pubblici inevitabilmente rappresenta una difficoltà in più che noi non avevamo messo in conto sulla strada del cambiamento, di tutti i cambiamenti, non soltanto quelli che noi abbiamo voluto determinare con le nostre iniziative. I nostri ricorsi sono stati sempre numerosi di pagine, ma soprattutto di ragioni di diritto. Mi limiterò adesso a citare per punto alcune di queste ragioni, non avendo la possibilità di addentrarci o di essere esaustivo. Abbiamo sostenuto che non esiste nel nostro ordinamento una nozione di matrimonio e che non esiste nel nostro ordinamento un divieto espresso di matrimonio tra persone dello stesso sesso, non essendo previsto per i requisiti per contrarre la disparitas sexus, l'articolo 84 del codice civile. Su questo punto le sentenze dei giudici comuni non ci hanno offerto risposte. La riflessione sulla nozione di matrimonio è stata generalmente trascurata, così come quella sulla categoria della inesistenza. Le nostre motivazioni hanno ricevuto un parziale accoglimento da parte della Corte Costituzionale nella sentenza 138, che ha riconosciuto testualmente che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotate della duttilità propria dei principi costituzionali. Quindi vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche delle evoluzioni della società e dei costumi. Un tassello importante, anche se inserito all'interno di un mosaico, qual è la sentenza 138, molto insoddisfacente per il nostro obiettivo di affermazione dell'uguaglianza. Sulle nostre motivazioni, delle quali restiamo convinti, i giudici costituzionali hanno cercato di disegnare, sbagliando con motivazioni tutt'altro che convincenti, una linea del piave relativamente a quelle che sarebbero, rebus sic stantibus, le possibilità di un'interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza, in particolare quella costituzionale. È noto quello che ha detto la sentenza 138. Quello che mi preme rilevare, come ha notato parte della dottrina, per esempio Romolo e Cugiotto, è che la Corte Costituzionale ha deciso due diverse questioni di costituzionalità. La prima era quella che le era stata rimessa da parte dei giudici su nostra sollecitazione, ovvero quella decisa nel merito con l'infondatezza rispetto ai parametri 3 e 29
della Costituzione sulla possibilità di estendere il matrimonio. E tuttavia ha deciso una seconda questione di costituzionalità che la Corte Costituzionale ha creato da sé, e quella relativa all'inammissibilità di principio rispetto al parametro dell'articolo 2. Rispetto ad essa, la Corte ha indicato un vuoto normativo che il legislatore deve colmare. Tuttavia, decidendo di diverse questioni di costituzionalità, la Corte ha anche dato adito a quello che apparentemente è sembrato una contraddizione, ovvero affermando l'esistenza di un vuoto legislativo, ha sostenuto che il legislatore non è obbligato ad estendere il matrimonio, è obbligato ad intervenire, ma non è obbligato ad estendere il matrimonio, implicitamente dicendo che se volesse potrebbe anche estendere il matrimonio. E tuttavia, nell'altra questione di costituzionalità decisa, ha sostenuto che il mancato accesso al matrimonio da parte delle coppie dello stesso sesso non costituisce un trattamento irragionevole, in quanto le coppie formate da persone dello stesso sesso non sarebbero omogenee a quelle formate da persone di sesso diverso. In questo modo ha dato la sponda a tanti per affermare che il legislatore non potrebbe estendere il matrimonio salvo alcuna revisione costituzionale dell'articolo 29. Noi nei procedimenti che poi abbiamo portato avanti abbiamo sempre chiesto ai giudici di puntualizzare questa cosa, e la Corte di Cassazione l'ha fatto per ben due volte, nella sentenza 2400-2015 e nella 8097-2015, nelle quali espressamente la Corte in due passaggi dice che il legislatore ordinario, se vuole, interviene ed estende e dà il matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Sull'estensione futura del matrimonio, che resta il vertice del nostro impegno per l'uguaglianza, i casi pilota al momento non hanno ottenuto l'esito sperato, ma ne hanno ottenuto un altro certamente positivo, alquanto diverso, che non ci soddisfa. Nel 2010 la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto fondamentale a vivere una vita di coppia iscritta nell'articolo 2 della Costituzione. Pochi mesi dopo la CEDU, in una sentenza contro l'Austria, la Schattenkopf, modificando la propria pregressa giurisprudenza, ha definito il diritto alla protezione corrispondente come diritto alla vita familiare, mentre prima questa era tutelata come diritto fondamentale alla vita privata all'interno dell'articolo 8 della CEDU. La sentenza della CEDU invece del 2015, quella pronunciata contro l'Italia, Oliari, ricalca esattamente la sentenza 138 della Corte Costituzionale. Anche i procedimenti davanti alla CEDU sono stati originati dalla domanda di poter fare le pubblicazioni matrimoniali e il conseguente rifiuto. La Corte ha ribadito la CEDU per via del particolare modo di funzionamento dello strumento convenzionale di non poter imporre ad uno Stato di estendere il matrimonio alle coppie dello stesso sesso almeno fino a quando non sarà incrementato il numero dei paesi che già lo hanno esteso. Questo nell'ambito di quello che si chiama margine di apprezzamento degli Stati aderenti alla Convenzione. E tuttavia ha condannato l'Italia a creare un istituto alternativo al matrimonio per garantire il diritto fondamentale alla vita familiare. Tuttavia, già dal 2010, nella sentenza Schattenkopf che ho citato prima, la CEDU ha compiuto un altro revival importante che è andato a consolidare le nostre ragioni, cioè ha modificato la propria interpretazione dell'articolo 12 della Convenzione che tutela come diritto fondamentale il matrimonio, stabilendo che la nozione di matrimonio include anche la possibilità che a sposarsi siano due persone dello stesso sesso. Ma se è vero che la CEDU per sua natura, decidendo sulla base di uno strumento convenzionale, potrebbe incontrare dei limiti nella possibilità di avere un matrimonio alle coppie dello stesso sesso, lo stesso limite non lo incontrano i giudici italiani e quelli costituzionali, che invece devono appunto attuare la Costituzione. Nella sentenza 170 del 2014 della Corte Costituzionale, relativa alla questione del divorzio imposto, uno dei casi dei quali sto parlando oggi,
nulla è sostanzialmente cambiato rispetto alla sentenza 138 del 2010, ma devo sottolineare un elemento di novità che la Corte ha tratto dalla dottrina. Nella sentenza non ricorre più il riferimento alla diversità di sesso richiesta per contrarre il matrimonio, a parte una citazione tra parentesi della sentenza 138 stessa, ma si fa unicamente riferimento al modello del matrimonio dell'ordinamento italiano che prevede, dice la Corte, il requisito essenziale dell'eterosessualità, che la Corte chiama anche modello eterosessuale, e poi, riferendosi alla coppia coniugata nella quale il coniuge ha verificato il proprio sesso, la definisce coppia non più eterosessuale. A me sembra che l'assunzione di questo paradigma rappresenti la conferma della nostra tesi, ovvero che l'interpretazione letterale di alcune delle norme codicistiche sarebbe contraria alla Costituzione italiana. L'unica possibilità per mantenere l'esclusione delle persone dello stesso sesso dal matrimonio resta l'interpretazione posticinalista, che è un'interpretazione debole e inconsistente, anche se sostenuta dalla Corte nella sentenza 138. Essa si reggeva sull'errore logico-giuridico di giudicare la compatibilità della Costituzione di norme codicistiche sulla base di un principio tratto dalle stesse norme ordinarie. Questo errore ora non si vorrebbe celare dietro la maschera dell'ideologia dell'eterosessualità, cucita addosso ad un diritto fondamentale qual è il matrimonio e al quale le persone omosessuali non dovrebbero poter accedere. Non posso chiudere questo passaggio senza ricordare che dopo la sentenza della Corte Costituzionale 170, la Corte di Cassazione, davanti alla quale avevamo riassunto il procedimento, per la sentenza 80-97, ha accolto i nostri rilievi e ha riconosciuto che il matrimonio della coppia diventata dello stesso sesso deve rimanere esistente, valido ed efficace fino a quando il legislatore non intervenga con una propria normativa ad introdurre un diverso istituto giuridico. Quindi al momento in Italia vi è almeno un matrimonio producente effetti tra persone dello stesso sesso. È stato in ogni caso così eliminato il divorzio imposto, quello che l'Avvocatura dello Stato aveva definito nei suoi atti inesistenza acquisita, cosa del tutto bizzarra. Un'altra nostra argomentazione è stata quella che non ha fondamento giuridico la fattispecie dell'inesistenza tra persone dello stesso sesso. Questa argomentazione è stata accolta dalla Cassazione con la sentenza 4184 del 2012. La Corte in quella sentenza finalmente riconosce che, cito testualmente, se nel nostro ordinamento è compresa una norma, l'articolo 12 della CEDU, come interpretata dalla Corte europea, che ha privato di rilevanza giuridica la diversità di sesso di utenti nel senso dinanzi specificato, ne segue che la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la diversità di sesso di utenti è il requisito minimo indispensabile per la stessa esistenza del matrimonio civile come atto giuridicamente rilevante, non si dimostra più adeguata all'attuale realtà giuridica, essendo stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei utenti è il presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza del matrimonio. Per tutte le ragioni là dette, l'intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla loro invalidità, ma dalla loro unionità con un effetto, eccetera, eccetera. L'ultimo nostro argomento che voglio ricordare è stato relativo alla questione della contrarietà all'ordine pubblico. Ebbene, come già accennavo, facciamo comunque riferimento all'ordine pubblico internazionale e non a quello nazionale, perché si verte in materia di trascrizione di matrimoni contratti all'estero. Su questo punto le deduzioni sono state accolte, anche se mi è capitato di leggere ancora di recente in alcuni dinieghi degli ufficiali giudiziari, dinieghi di trascrizione, che la trascrizione non si potrebbe fare perché è contraria all'ordine pubblico. Già la sentenza 4184 della Cassazione aveva negato che vi fosse contrarietà all'ordine pubblico, ma ciò è stato confermato nel 2015 da quella pura con ordine e decisione del Consiglio di Stato, la 4297, e subito dopo dal decreto della Corte di Appello di Milano del 6 novembre 2015,
entrambi nell'ambito di progetti di livelli di trascrizione. Sarebbero ancora tante le cose da dire, ma non c'è tempo per esporle. Mi preme aggiungere che ci sono comunque altri obiettivi che i nostri casi pilota si figuravano che sono stati raggiunti. Volevamo portare i giuristi a guardare nel pozzo profondo dell'identità, come scriveva Lodotan, perché si impegnassero a favore del riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone omosessuali e trans. Direi che ci siamo riusciti. Oggi le biblioteche sono piene di monografie che trattano del tema del matrimonio tra persone dello stesso sesso, così come ci sono numerosissimi articoli sulle riviste specializzate. Nel 2008 non esisteva ancora nulla, tranne pochi scritti pionieristici. Così come volevamo che le nostre azioni giudiziarie diventassero patrimonio comune dell'avvocatura, della classe forense, nel solco di quella funzione sociale dell'avvocato che è imprescindibile per il nostro lavoro. Oggi, a distanza di 7 anni, ci sono tantissimi avvocati e avvocati che neppure conosciamo, che avviano procedimento per il riconoscimento di diritti delle coppie dello stesso sesso e dei loro figli. Vuol dire che abbiamo contribuito a creare un cambiamento culturale e professionale. Noi, e chiudo così intanto, continuiamo con il nostro impegno contro i privilegi. Combattiamo contro il privilegio del matrimonio, il diritto fondamentale riservato alle coppie eterosessuali, nel significato moderno della parola privilegio, sorto nella metà del primo secolo d.C. Con il Principato, scrive Vincenzo Scaramuzzano nel libro Le forme del privilegio, nella lingua letteraria come nella terminologia giuridica, privilegio viene ad assumere quasi esclusivamente il significato di vantaggio stabilito molto spesso da un provvedimento di carattere normativo a favore di singoli o di determinati gruppi o comunità. Finì per coprire un'area semantica comune con uno dei significati assunti da beneficio, concessione di speciali diritti a vantaggi solo di alcuni. Ma combattiamo anche contro il privilegio non scritto rappresentato dal divieto di accesso al matrimonio da parte delle coppie dello stesso sesso, nel senso più antico che si attribuiva alla parola privilegio. Dice ancora Scaramuzzano: la parola in origine aveva solo un significato sfavorevole. Fino all'età della Carta Repubblica avrebbe indicato una legge emanata a danno di persone determinate o di gruppi sociali che applicasse contro il cittadino una pena non prevista da norme anteriori. Cicerone ricorda che le 12 tavole e le leggi sacrate avevano espressamente previsto la proibizione di privilegi non totali. Dice: le 12 tavole riflettevano un momento di affermazione della comunità plebea, della sua esigenza di quatio iuris. Opporsi ai privilegi significava compiere un grosso passo verso il ripudio della discriminazione giuridica tra i cittadini. Era l'affermarsi dell'equa libertas, uno dei fondamenti della Repubblica. Mutatis mutandis, noi avvocati porteremo avanti il nostro impegno in tribunale fuori contro il privilegio antico e moderno che frena l'affermazione del principio di uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone omosessuali, che sono dei metaprincipi, dei valori irrefutabili che nessuna norma di revisione costituzionale potrebbe cancellare e nessuna sentenza rendere inoperativi. Grazie. Come si costruisce il clima per la vita e difficoltà.
first question has to be a little bit puzzled. By team, you mean the team of lawyers that do the litigation, or a team that is broader in terms of making change? Okay. So for in the ACLU is an organization of that employs primarily in significant part employs lawyers. Allora, prima di tutto c'è l'organizzazione che la maggior parte che assume avvocati. So when we bring litigation, we start out with the lawyers who are on staff. Quindi quando sono partiti con la litigation hanno ovviamente lavorato con gli avvocati che erano parte dell'associazione stessa. But almost all the cases that we bring also include private lawyers, lawyers of private law firms. Ma molti degli avvocati, molti dei casi in cui si occupano comunque con loro, ma anche avvocati che hanno gli studi legali propri, non sono parte dell'associazione, studi privati. When I started this work 15 years ago, it was sometimes hard to find private lawyers who were willing to partner with us to do this kind of litigation, especially in more conservative parts of the U.S. Quando ho iniziato questo lavoro 15 anni fa, era molto difficile trovare avvocati che avessero studi privati che fossero interessati a partecipare alle loro attività. In the last 2 years of the marriage litigation, we had private firms begging us for the opportunity to co-counsel the cases. Negli ultimi 2 anni in cui sono state l'accento sui casi riguardanti il matrimonio tra persone stesso sesso, sono state moltissime privati che hanno pregati per indicare di coinvolgere la litigation. But we also we use the fact that within the large private law firms in the United States, the marriage equality cause was popular to help us with this. E loro hanno usato questo aspetto, fattore che all'interno delle grandi law firm americane private la battaglia per il matrimonio qualitario è estremamente popolare. Because we ensured that every large law firm in America filed a brief with the Supreme Court representing somebody or other on our side. Abbiamo accertati che ognuna delle grandi law firm americane fosse parte, rappresentasse qualcuno, rappresentasse qualcuno accanto al caso principale e quindi siamo qua. Quali sono le difficoltà nell'individuare un ambito di deciding when it's right to sue in the first place. La prima cosa anche che si può stabilire che si può tenere e decidere quando iniziare. Because these are decisions that affect many people's lives and that none of us make lightly. Perché queste sono delle decisioni che comunque hanno un'influenza sulla vita. Nessuno sa quando è il momento giusto But the balance we try to strike is we don't want to wait so long that it's an easy fight. We want to be ahead of the curve. We want to pick a fight when it's still a fight so that the lawsuit can help Ok, perché
raggiungere la fine della battaglia. L'interesse era quello di iniziare la litigation quando ancora non era una cosa di cui tutti volevano parlare alla fine, perché il fine ultimo era quello di cambiare il fine. But I must say that the question of have we always gotten the timing right is something as to, is a question on which many people disagree on. Ma una cosa che dire che la domanda riguardo la tempistica di quando iniziare il caso è stata una decisione su cui molte persone non erano d'accordo. Posso aggiungere una cosa? Sì, perché basando su domande che ho fatto soprattutto agli avvocati indiani, ho chiesto questa domanda. Bisogna capire i tempi, c'è un'analisi un po' di tutto il contesto e gli avvocati indiani per capirlo hanno consultato coloro che potevano essere direttamente influenzati negativamente e positivamente dall'inizio di una litigation strategy. E quando ci sono state delle opposizioni, comunque l'opposizione era ormai debole, cioè il terreno era fertile per iniziare. Chiedo se ci sono altre domande per interventi. Ringrazio quindi i relatori e breve, perché così andiamo via prima, perché era lì per tutti gli argomenti che sono stati trattati.